Benvenuto Francesco, anzi grazie per averci coinvolto in questa bella iniziativa, perché è stato un episodio forse tra i più toccanti, devo dire, dell'edizione del 2006, in cui l'ospite d'onore è stato Pelé, ricorderete, perché Domenico personalmente e professionalmente stava vivendo un momento più difficile, se non il più difficile della tua carriera, posso dire, e arrivò questa lettera che fu letta, tra l'altro prego il presidente Ussoni dell'AIA di raggiungerci, ecco. Quindi, buongiorno, benvenuto e complimenti. Sono i Bianchi e Francesco Franchi, eccolo qua. Chiediamo a Giancarlo Dal Forno, che è il designatore della CI, il commissario della Lega CI, eccolo qua, di venire a premiare questi prospetti della categoria arbitrale. Bene, Roberto Rosetti, allora. E questo è un altro augurio, perché Roberto ci rappresenti molto bene insieme alla nostra nazionale. Benvenuto. Grazie. Allora, naturalmente direttore di Rai Sport, però il tempo di spostarti sempre di più, ma è difficile. Grazie, allora Massimo De Luca. Da giovane dirigente è un onore ricevere un premio intitolato. Grazie. Allora abbiamo il trofeo. Dovete notare che il trofeo per Luca Pancalli è stato personalizzato da Mario Pizzolo, che credo, anzi sicuramente è lui che ci ha resi campioni del mondo, Marcello Lippi. Benvenuto. Grazie. Beh, campioni del mondo, direi, un'emozione è stata grandissima per tutto. Prego Marcello, la vogliamo vedere. Che si prova a portare questi campioni, a essere proprio campioni del mondo, l'Italia finalmente? Che emozione! Innanzitutto colui che ci ha fatto diventare campione, no, colui che insieme a mille altre persone, no, mille no. No, un po' di meno. Lo sai qual è la cosa più bella che mi è rimasta, al di là dell'emozione, insomma, diventare campione del mondo è una cosa che insomma, non è che succede tanto frequentemente. No. È la qualità delle persone con le quali si lavora, la qualità delle persone con le quali ho lavorato per 2 anni, quella è la cosa più bella che mi è rimasta di queste esperienze. E quindi? Tutti i giocatori, infatti la cosa molto bella è che credo che sia stata la prima volta che hanno giocato 21 calciatori su 23. Gli unici due che non hanno giocato sono stati Peruzzi e Meglia. A comporre quella squadra c'era anche il capo delegazione dell'Italia ai mondiali, che Giancarlo Abete, ora presidente della Federcalcio. Però vedete che c'è, insomma, e chiediamo a Giancarlo di assegnare questo trofeo a Marcello, che è un po' così a beneficio anche dei fotografi. La consegna del trofeo perché Mauro ha dedicato tutta la sua carriera con il Bayern di Monaco, 13 anni se non sbaglio. Prima abbiamo la consegna ufficiale, ecco, non so se Presidente, ne approfitto per ringraziare anche l'AIA di Siena, la stazione AIA, la stazione di Siena, che c'è il Presidente, perché è evidente insomma che ogni anno questa macchina organizzativa riesce a portare tanta qualità, ecco la Presidente, prego. 18 edizioni di questa qualità.